Somehow I went in the dark side. On the moon, dancing with Lucifer, fresh off a kill. Yellow eyes on my sin. Get your throat slit, yeah, I'm already pissed. Got my name list, ritual wound. Yup, inside the ditch, don't know the power. Cari amici, un sorvolo di aironi. Abbiamo un sorvolo di aironi fantastico. Va, va, Mauri! Tre aironi! Oh, che belli! Stiamo assolutamente andando da Ronsecco, che è il paesino di là. Stiamo andando verso Lucedio. Cari amici, qua la più bella giornata, come questa. Bellissima. Gennaro Gelmini e Mauri. Mauri, scusate questa versione che qua. Deve prendersi un cappellino. Ho rotto il cappello e adesso su chi che sto penando, però. Cari amici, ci hanno salutato dall'auto. Una bella sciura. Siamo qui ad Arola di Lucedio. Fantastica giornata, ci siamo riposati un attimo sotto una quercia. Seduti su il guardrail, che dire, Mauro? Ma qui sotto mi sono sentito, dopo una bella camminata, penso che fermarsi sotto un albero all'ombra è vuol dire tanto. Quanti chilometri abbiamo fatto? Penso 3.5. Almeno ci siamo riposati un attimo, abbiamo mangiato. E assolutamente adesso andiamo verso l'Urbex. Speriamo in tutto e per tutto di riuscire. Ce lo auguriamo. Al 24 di agosto del 2020. Una scoperta che fa capire perché il cimitero di Darola di Lucedio è infestato dai fantasmi. Perché non era il classico cimitero, ma addirittura evidentemente doveva essere un lazzaretto per i malati di peste. E infatti lo evidenzia la canalina che abbiamo attorno al cimitero. È una scoperta che abbiamo fatto adesso, facendo il giro attorno al cimitero, a vedere quello che nella gita di 2 mesi fa non eravamo riusciti a vedere. Adesso è il 24 agosto 2020, 2 mesi fa eravamo al 15 giugno 2020. Mauri, una scoperta che ha dell'insolito, sì, non mi era mai capitato di fare il giro qua dietro, perché solitamente si fanno i video davanti, ma poi sì qua per caso. Ma infatti tutti i video che fanno questo posto lo fanno sul davanti, senza badare a questa cosa misteriosa sul retro che fa capire che era un lazzaretto, la canalina sul retro. E qua appunto è proprio il retro del cimitero. Vedete la cappella piena di piante attorno? Vedete? È così, si continua, cari amici. Si continua, carissimi amici. Qui siamo proprio a Lucedio, ai campi di riso di Lucedio. E, cari amici, guardate, addirittura abbiamo il panorama dietro, fino a, dicevi Mauri, la provincia di Casale Monferrato. Sì, il Monferrato, esatto. Monferrato. Quindi Cuneo, il Monferrato. Fa una panoramica, Mauri, è un posto sublime. Campi di riso e colline del vino buono. Più di così non potremmo gradire, perché è fantastico. Sì, infatti. Guardate la collina, le colline del Monferrato,
e naturalmente l'uccedio. E girando attorno al cimitero, la direzione che dobbiamo prendere è quella. Cari amici, qualcuno recentemente ha aperto qua e noi così siamo riusciti a entrare senza assolutamente nessun genere di fastidio, perché appunto era già tutto aperto. Però in assoluto siamo i primi urbex che entriamo. Mi fa venire in mente che io prima avevo fatto, perché adesso va bene, io non ho trovato niente, però anche lì davanti a te faccio, riprovo a vedere se c'è. E vediamo se c'è il fantasmi, le cose. E naturalmente, stando attenti, che siamo qui al Principato di Lucidio. Riconoscete, eh? Sicuramente, eh? Guardate. Cerco di inquadrare. Se vedete? E benissimo. Tante piante. Sì, c'è di tutto. Tutti i tipi di piante. 100 piante da elencare. E il buon Mauri nel locale dormitorio abbiamo visto c'è ancora un pezzettino di un lettino, una gamba di un letto. Però non troviamo fantasmi, non risultano fantasmi, perché storie strane in pratica non ce ne sono. Qua ci sono bei campi di riso. Ebbene Mauri, adesso allora volevo far vedere un po' i locali dentro, dai. Sì. Inquadrami che... Bene, Mauri mette gli aggeggi... Tieni, ma vedo io se c'è qualcosa, come devo vedere, così? Sì. Fare così, sì, ma non c'è niente. Sì. Comunque qua... Questo è il locale caldaie. Allora, abbiamo il locale caldaie, però qui d'estate lo usavano anche come cantina. Addirittura il boiler ancora, e la caldaia. Boiler elettrico. La caldaia, vi faccio vedere pure sul davanti della caldaia. La caldaia è quelle classiche stile inglese, proprio. Quelle che davano un gran calore d'inverno, che ce n'era assolutamente bisogno. Qua il locale evidentemente a volte veniva usato anche per il buon vino da tenere. Poi, continuiamo Mauri. Figa le vespe, stiamo attenti. Qua, vari bagni. Beh, allora, vari bagni. Beh, insomma, ecco. Beh, ci sono dei numeri strani, non è numeri strani. Lui in alto, croce 5, lì è tutto disegnato, non so. Ci sono delle cose. Beh, si nota poco. Beh, comunque vari bagni. Vari bagni. Sempre tutti i bagni. Bagni. Qua un locale elettrico. Locale elettrico. Che addirittura quando non arrivava l'elettricità, era il col gas facevano l'elettricità. Mauri, col gas facevano l'elettricità, perché quando non arrivava l'elettricità qua. Guarda, lì c'è qua. Cos'è che hai notato? Sì, una lampadina proprio di quelle antiche. Bene Mauri, il pensiero di questo. Poco anche qui, però insomma dai. Tu un canton. Fantasmi non abbiamo trovati. Niente, dormivano qua Mauri, allora, quindi. Qui ci sono delle scritte, fai vedere. Ecco, ecco le cose
che aveva trovato il Mauri. Sì, sì. Ci sono delle scritte. Vai a sapere, magari avevano scritto sotto e sopra hanno dipinto e è rimasto qualcosa. 1911. Bene, bene. E quindi continuiamo in questi posti. E allora, cari amici, il dormitorio della casa cantoniera. Che dire? Guarda. Mauri. Un pensiero su questo luogo sublime, eh? Guardate, campi di riso e la casa cantoniera. Casa cantoniera, esatto, da tutti. Ah, la data? 24 agosto 2020. Magari allora posiziono qui e facciamo... Ah, ma di là si vede poco. Vabbè, allora... I primi urbex. E ci siamo riusciti, Mauri, anche con tanta fatica. Al 24 agosto 2020. Siamo i primi della categoria urbex che entriamo qua. Prima di noi sono entrati dei... Dei visitatori. Dei visitatori ad aprire. L'avevamo visto l'altra volta a giugno, due mesi fa, e noi di soppiatto siamo riusciti. Sì. E benissimo. Facciamo vedere anche da fuori. Sì. Dai, Mauri. Vediamo anche da fuori come benissimo. Comincia a uscire tanto. Siamo. Vai avanti, Jenny, perché sennò qua ci ingarbugliamo. Qua c'è... gente? C'è un'automobile all'Allegria, a dopo, cari amici. Non so se sentite anche voi, che stanno facendo l'erba dietro qua? Cioè noi entriamo e sfiga uguale, Mauri. Che stanno facendo? Stanno facendo i lavori di giardinaggio. E buttano l'erba vicino a dove stavamo noi, incredibile. Cari amici. Mauri, come me la spieghi in due parole? Com'è possibile che il giardiniere arriva proprio quando stiamo facendo l'urbex? Guarda che è possibile perché siamo sfortunati. Che roba. Dai, lo dico io in una sola parola. Guarda, dico io in una parola sola. La sfiga. Però ci è andata bene, cari amici, nessuno ci ha detto nulla. No, perché buttano, si poteva entrare, però la lì da dietro, mi hanno buttato quella montagna lì di merda. Sì, ma... allegria. Sì, alla fine scopriamo, siamo usciti perché siamo entrati con velocità, e scopriamo che in realtà erano le scuole elementari del Principato delle Lucerne. Si chiama Conte Paolo Cavalli e Olivola. Mauri, meno male, gli occhiali. Conte Paolo Cavalli. E ci vede bene. Scuole elementari. Ecco, per quindi, l'esattezza. Questo fantastico posto, io cerco di arrivare fino qua al canale, senza finire dentro, lo inquadro tutto. Queste sono le scuole elementari del Principato di Lucerne, di Lucerne. Che servivano Lucerne e Darola. Abbandonati anche questi? Abbandonati sì. Anche questi? Perché i bambini non ci sono più. Quindi, cari amici, guardate, ma caspita, c'era la vita qua. Speriamo che torni tutto come prima, perché il paradiso è questo. Il paradiso, campi di riso, quindi cibo, lavoro. Si stava lì a riposare. Quindi si dormiva lì, anche le mondine, e qua c'era la scuola dei bambini. Qualcosa più graziosa. Anche questa volta ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Nel migliore dei modi. Mamma mia che fatica, ci siamo riusciti ragazzi. Ci siamo riusciti. Cari amici, anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, alla grande. Alla grande. Scuola elementare di Lucerne. Qui al Principato di Lucerne. E Mauri, al 24, oggi è 24 di agosto 2020, che è un lunedì.
Mauro, inquadriamo il bello del luogo. E cari amici, fantastico, fate un bel like, iscrivetevi per queste cose così belle. Eccola lì. Il riso, il risotto di casa nostra, il riso coltivato. Guardate che belle le piantine ormai, che sono quasi da raccogliere. Che dire? Quindi tecnicamente, Mauri, ne sai qualcosa di più? Questo riso, quindi, viene colto e poi sarà sui nostri. Tipo, non è la pannocchia, eh? Tipo, no, è il riso che è maturo. Tipo proprio la, i semi che vengono su. Il riso, sì, sì, il riso, sì. Che poi della... Oh, caspita, sei giallo come il riso. Vedi, sono giallo come il riso. La maglietta va proprio bene. Ma nota, Mauri, che bello. Questi campi sconfinati cosa fanno ricordare? Cosa fanno ricordare, dai, dillo? Fanno ricordare, beh, la natura, le cose, la casa della prateria. Una cosa, in una sola libertà, in una sola parola, ecco. La libertà. La libertà. Bravissima, Mauri. Quindi, un gioco di parole. Che un roba. Gioco di parole, vedendo i campi sconfinati, l'immaginazione e la libertà. Fantastico. Tutto dappertutto. Ed ecco anche buon Mauri si appresta a far vedere il riso della libertà, il riso dei paesaggi sconfinati che rappresentano la nostra vita libera. Vedete, è già pronto per finire nelle nostre tavole prossimamente. Pronto per le nostre tavole, esatto, fantastico. Era un secco notare il bellissimo paesino, l'ultimo paese prima della campagna di riso, delle graziose risaie, c'è questo bellissimo paese, dalle case un po' colorate, sicuramente molto là. Bello, molto bello. Ah, e lì abbiamo anche un santuario. Ecco, qui la avvicino un po'. Santuario lateralmente. C'è il santuario nascosto lì. Bene. Fantastico posto, sì. Continuiamo la nostra traversata. Guardate, perse, è faticoso a piedi, però ne vale la pena, ti fai un po' di strada anche a piedi, e smaltisci un po', no? Fai un po' di ginnastica. Ronsecco col santuario, abbiamo detto, quindi. E anche il graziosissimo paese con anche delle case colorate. E una giornata sublime proprio. Sì, calde, abbastanza calda, però sublime. Infatti. Bene. Carissimi amici, con il buon Germini, cari amici, pian piano le elaborazioni continueranno del video, ovviamente mano a mano metto un video per volta, faccio quanto posso, però giustamente siamo ormai qui in questa parte del video al 19 ottobre 2021 e il Mauri ha lanciato questo bellissimo canale. Il nuovo salotto di Mauri, Mauri? Sì, dai, iscrivetevi, che parla di tutto, fa di temi importanti, anche temi di urbe, temi della natura, soprattutto del territorio, così, e quindi è un canale che ripropone in maniera un po' migliore i
io la mia mission passata, che però vuole essere riproposta in maniera un pochino più migliore possibile, cioè con argomenti un po' non di polemiche, per carità, ma con argomenti molto nuovi, molto attuali, lo sappiamo, voglio ripropormi, il periodo è quello che è, e anche parlare di cose frivole o anche di territorio, soprattutto è un canale che si vuole legare molto al territorio, alla natura che l'ho poco trattato in passato, però adesso la voglio riproporre. E quindi mi raccomando, il nuovo salotto di Mauri. Iscrivetevi se volete, se potete, ci siamo. Ed è già arrivato a 400 iscritti al momento. Insomma, sono anni che faccio video anche Uber, però naturalmente ho avuto, diciamo, fortune alterne, ma mi sono sempre dato da fare. È sempre il canale Mauri, però naturalmente è un salotto dove si fanno anche delle chiacchierate. Sì, si rinnova. Si rinnova, tanto... non vuole fare questo canale parte col parlare di cose serie, di cose anche importanti, ma anche, come vedete, vuol far vedere posti che non molti conoscono. E è come una specie di mela verde, insomma, vuole. Sì. E però niente, troverete speriamo che l'audio si senta bene, noi ci mettiamo il nostro con i nostri mezzi, che sono quelli che sono, ma che comunque vogliamo, essendo canali gratuiti i nostri, giusto, bisogna sottolinearlo, noi proponiamo a voi la passione dell'arte, dell'arte che ci appassiona, anche questa è arte, e vogliamo proporre a voi delle belle cose sempre migliori, sempre forti. Il pensiero, per esempio, anche questo è gratis, però se qualcuno non si bada, appoggiarsi troppo, guarda, cioè è tutto gratis, benissimo, caro amico, a presto, iscrivetevi, ciao. Got my fucking saber out. Forgot what this about. I went in the dark side.